Scadrà il 20 gennaio il contratto di comodato, siglato il 27 novembre del 2004 a seguito di una delibera di giunta con il quale il Comune ha concesso l'uso dei campetti di tennis di Villa Medeo all'associazione sportiva Tennis Club Caltanissetta. Ad oggi sembra che non ci siano notizie sull'eventuale proroga o intenzione dell'amministrazione di gestire direttamente l'impianto, così come sostenuto dal consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Giovanni Magrì, che sulla questione, vista anche l'importanza dei campetti in terra rossa, dove si disputa ogni anno il Challenger, ha presentato un'interrogazione comunale al sindaco Giovanni Ruvolo. Noi abbiamo presentato una interrogazione proprio per conoscere quale sarà il futuro dei campi di tennis comunali. E come sappiamo e come è giusto che la città sappia, i campi comunali appunto sono di proprietà della città e quindi ancora non si sa nulla e non sappiamo se questa convenzione sarà rinnovata, a quali condizioni sarà rinnovata, essendo di grosso interesse quel sito. Sicuramente bisognerà appunto prendere dei provvedimenti per capire quale sarà il futuro di questi campetti. È giusto che la città sappia questo, noi lo facciamo con le nostre interrogazioni. Volevo ricordare anche alla città che in questo momento ci sono 42 interrogazioni ferme in question time, che è un consiglio comunale a tutti gli effetti, quindi noi ci sforziamo sempre di fare delle domande alla nostra amministrazione attraverso le interrogazioni. Non sempre purtroppo abbiamo risposte in tempi brevi oppure risposte soddisfacenti. Speriamo che questa volta l'amministrazione sia puntuale a darci le giuste risposte. L'ultima volta, per esempio, il primo lunedì di questo mese, nessun assessore si è presentato, nessuno ha giustificato la presenza tranne l'assessore Tumminelli. Per cui il question time è andato deserto, sono scattati comunque i gettoni di presenza per i consiglieri, sono scattate le spese che si sostengono per luce, gas, impiegati, eccetera, eccetera. Per cui bisogna sensibilizzare questa amministrazione affinché ognuno faccia il proprio dovere.